Benvenuti ad una nuova puntata di Aprodichè, Aprodichè, il vero latte di bufala dell'informazione campana. Vi ricordo che il latte porta ricchezza, però vorrei ricordare ai nostri telespettatori che se con la mozzarella va a buscare i soldi, magari cotto. È tutta un'altra cosa. Parliamo ora di lavoro delle condizioni dei nostri operai, dei nostri dipendenti. Ad esempio, Amazon ha sanzionato una dipendente perché, pensate, è stata 20 minuti in bagno. La CGIL di Torino denuncia i lavoratori di Amazon sono cronometrati per andare in bagno. Noi abbiamo voluto fare un piccolo sondaggio, noi di Aprodichè, con le nostre aziende campane. Infatti ci colleghiamo adesso con l'azienda di Don Pasquale, detto anche The Must. Vedo un suo dipendente. Salve! Salve! Senta, ma anche da voi venite cronometrati quando andate in bagno, insomma? No, fortunatamente il nostro principale Don Pasquale non ci cronometra mai quando andiamo in bagno. Bene. Non ci fai proprio, più che altro. Ma come? Sta venendo un Pasquale. E ti sei indagliando, Ricchi? Don Pasquale. Io come a buscare, io sono un gavetto buio. Don Pasquale qui a Prodichè. Salve. Salve, ma anche i suoi operai si lamentano, ecco, si sono lamentati da lei. No, ma quando mai? Io li tratto, voi lo vedete così, ma chi non è che andrà in bagno? No, per carità, chi non vede l'ora che finisce il collegamento per ritornare al lavoro. Dicimmi se sta faticando sotto. Bravo. Come sta faticando? Io li tratto bene i miei dipendenti. I miei dipendenti ci rungano la settimana. Ogni 15 giorni però, basta. Comunque la ronga ogni 15 giorni, perché io sono capito, ma bui, non mi abbusco niente. Meglio poi io pago liquidi. Che è successo? Liquidi. Dite. Senti, Don Pasquale, ma mi dica la verità, è difficile controllare tutti gli operai in fabbrica, no? Ma diciamo, è difficile, io li distingo in due categorie. Quello che stanno a nera e quello che stanno apposta. Quello che ha fatto la battuta, No, perché sono tanti, avete capito? Quindi, diciamo, se ci sono quelli del deposito oppure quelli che vanno a fare le consegne, sono tanti, non mi ricordo neanche i nomi. A volte, per chiamare, faccio... Che succede? Che sa? Quando chiamate, che nome proprio. Senta, mi dica una cosa, Don Pasquale, ma i suoi operai hanno almeno degli orari accettabili di lavoro, no? Certo, dimmi, che li durisci 15 ore al giorno. Mezza giornata però, quando è mezza giornata. È normale, si capisce. Però fanno sempre tardi, ma dico io, vi svegliate presto. Poi dice no, c'è la scusa del suo traffico, hanno trovato il traffico. E di chi sento il traffico? E dice c'è affatica, bus, chilo, clacson, sono pipì. Non ce la faccio più. Abbiamo capito, io mi scollego. Non mi dite niente, se sta faticando sotto. No, io pensavo c'era un'altra cosa. Comunque, non la ringrazio neanche perché non è un caso. Bene, cari telespettatori, andiamo a vedere il primo contributo di Aprodichè. Vai. Passata 2 ore a giornata e pizza da 2 ore ancora me l'hanno portata, ma voglio qua quante segni su un'avola. Pronto il filetto d'oro, dite. Ebbè, ma scusate, ho ordinato le pizze da 2 ore, ancora devono arrivare. Lo so, ma il ragazzo è uscito. Ma mo sto aspettando a 2 ore, ma fornisci pure la partita. Mi ripete, ma purtroppo il ragazzo è uscito. Ma è uscito che pizza mia? No, è uscito che hanno murato e ha fatto festa, perciò siamo pochi noi oggi. Facitemi una frasella. Non so ci sta gente, poi ci hanno fatica. Ma poi io ti chiamo, ci sono da 2 ore, sta finendo la partita. E fammi chiamare un altro, va. Spazio per attaccare. Punta di Marco. Bello centrovato. Pronto, pizzeria Fratello La Ufara, dite. Scusate, ma non era Fratelli La Ufara? Lo so, poi ci hanno appiccicato e mo sto in gestione su lì, Fratello La Ufara, dite pure. Scusate, è possibile ordinare 2 pizze? Certo, il tempo che le faccio. Bene, e più o meno fra quanto tempo mi arrivano? 2 pizze fra 3 ore va bene? 3 ore? 3 ore per portare le pizze? Lo so, ma chi ha trovato? Che lo sta la partita? Chi l'ha da consegnare? Mertenza, sti pizze, ma è amma bella. Ma niente, non è cosa, la pizza non è cosa stasera, quando sa partire di pizza proprio, lo sai che faccio? Ordino un bello kebab, va?
Pronto, che babà sono? A me babà sono, ma quando la conferenza? No, no, babà sono a te. Che babà sono, nome di kebab, dite. Vorrei ordinare due kebab. Kebab? Dicevo, due kebab. Kebab? E ve l'ho detto, voglio due kebab. No, a te, kebab mio, aspetta, non rompi scatola, chiamo cliente, ordinazione, allora due kebab. Scusate, quanto tempo più o meno per consegnarli? Ma tu perché non fai cosa? Vieni qui, aspetti fuori, prendi il numero, 2-3 ore, fumi sigarette e porta via il kebab. Ua, 2 ore, come c'ha fumato a sì? Salam! Pronto? Pronto? No, ma ci capite? Come faccio una zuppa di latte? Bene, siamo arrivati al momento dell'ospite di Aprodichè. Oggi ospitiamo un autore, un attore, un cabarettista, un regista. Insomma, in due parole, signore e signori, ci è venuto a trovare, con grande onore nostro, Simone Schettino! Eccolo! Oh, sì, Simone! Prego, si accorgi. Eccoci qua. Simone... Meno male che ti sei fermato, perché tra attore, autore, oggi pure fravagatore. No, ma una volta Angelo Belgiovine, se ti ricordi, insomma, come per no? Certe una cosa, lo sa, quando un curriculum diventa troppo lungo, che cosa stanno buono. Cioè, ed è la verità, saggio, Angelo, sempre è stato saggio. Che poi su tutte le cose che hai fatto, sei un autore, che scrivi prima a telecamere spente, si parlava quanti spettacoli hai scritto, io mi ricordo di lui nei favolosi anni 90, 96. Quando uscirono i primi falsi, e poi tra l'altro io sono stato, voglio dire, protagonista di una cosa che non era mai successa, perché i falsi sono sempre esistiti, però False Me non esisteva l'originale, che è una cosa spettacolare, perché era uno spettacolo registrato in un locale, quindi... Raccontiamo un attimo la storia, perché non la sapessi, perché poi noi è scontato, perché essendo addetti al lavoro, Simone Schettino ebbe successo, insomma, tu hai iniziato già dal Nazionale, diciamo, la prima cosa che hai fatto, l'hai fatta a Rai 2. Perché io poi ho iniziato tardissimo, a 31 anni, e quindi là o bruciavo le tappe, o ricevevo gli oggi pazziati, non fa niente. E dopo un anno mi ritrovai in Rai a Convention per un programma. E mi ricordo che ti ha fatto ospitare a Convention, lui era di casa, insomma, era come di casa, e mi diceva, ma volessi fare anche televisione locale, tu contratti. Sì, anche perché tu lo sai, noi dobbiamo usare questo doppio linguaggio. Tant'è vero che quando usciamo sulle reti nazionali, i nostri concittadini si lamentano. E dice, non mi piace in italiano. È perché parli italiano. Esatto, perché noi abbiamo un linguaggio che appartiene tutto a noi, non è un dialetto, che è una lingua vera e propria. Io lo dico sempre, per un fatto istituzionale, il magistrato è costretto a dire giuri, di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ma chi lo si potesse, cioè, si giura un coppa a mamma. E sarebbe anche più attendibile. Troppo bene mamma. Esatto. Questa cosa, io una volta ti ho visto al Teatro delle Celebrazioni a Bologna, il grosso teatro di Bologna, e tu non hai mai modificato tanto il tuo linguaggio, no, però mi ricordo che là facevano capo e capa, gente. Sì, allora l'importante è devi comunque renderti comprensibile, se no è un peccato per chi ti ascolta. Chi lo contornega, chi non gli piace la comicità, non sei giudicabile. Molte volte io troncavo le vocali finali. Cioè, se tu pretendi di far capire a Bologna, Sagliancop, fan presto, non ti capisce nessuno. Se dici sala sopra, fai presto, tronchi le vocali finali, solo che se lo fai a Napoli così tutto, non è una cosa presa. Perché diciamo, chissà, ce n'è proprio anche in montagna. Esatto. Una domanda te la devo fare, perché tu stai girando. Io faccio tutte le domande, sappi che io sono qua, perché per me anche l'intervistatore è fondamentale. Io dico sempre una cosa, quando ci avremo le interviste del passato di Mamma Santissima, tipo Troisi, tipo anche Benigni che ancora oggi le fa... Dipende molto dall'intervistatore. Immagino quando Troisi veniva intervistato da Minà o da Mollica, che cos'è? Chi oggi quando mi fanno le interviste mi aggredisce su tre domande. Allora, quali sono i tuoi progetti? Sto ristrutturando un bagno, sto facendo una stanzilietta. Voglio dire, come hai iniziato e... Dici qualche novità. E fa nulla. Vabbè, noi ci conosciamo prima come amici, perché proprio veramente all'inizio era questo locale a via Santa Caterina. Io venivo a vedere i vostri spettacoli e mi divertivo. Quindi siete fra gli artefici e quello che mi hanno fatto cominciare a sumersire. Brutta cosa. Esatto, sono loro. Senti, volevo chiederti questa cosa. Tu sei in giro con il tuo spettacolo e le tue aperture le fai fare a Salvatore Turco, il nostro Salvatore Turco, che non Gabbano, è poco, voglio dire. Ecco, ma per parafrasare una frase di un collega, a Totoro tu trovo. Mo trovo sempre, è un ottimo professionista.
voglio dire, a differenza di quello che si crede, perché essendo così giovane uno può pensare, vabbè, comunque potrebbe essere inaffidabile sotto alcuni punti di vista, invece devo dire la verità, non solo a Totò tu trovo, ma tu trovo anche in anticipo sugli orari, sono io che faccio ritardo. Totò, te l'ho detto in TV. E qui cioè mi fa sempre tardo, Totò tu trovo. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ti faccio vedere un contributo di Approdi e torniamo subito con Simone. Con piacere. Buongiorno. Solo chiesto ci mancava stamattina. Signorini, troppa bella, siete bellissime, mi vedete tutte le mattine dalla finestra, dal balcone, voi mi facete la sciambazzia a me. Vi posso chiedere una cortesia? Non so se dite, ma veloce perché devo andare al lavoro. Una cortesia, gentile, il mio sogno, è stato sempre il mio sogno. Sì, ma muovetevi, devo andare. Volete fare il tatuaggio che avete qua sul petto qua? Ma voi siete pazzo? Stiamo a miezzana via e poi mi metto vergogna. Vamo giusto un minuto proprio che mi faccio. No. Guardate, se mi fate vedere il tatuaggio che ti dovete. Vi do 10 euro, signori. Un minuto, proprio un minuto. Un minuto proprio, però. Sì. Vabbè. Un minuto, eh? Un minuto. Mamma mia, com'è bella, signori, siete bellissima, bellissima, bellissima. Aspettate, signori. Ebbene, se mi facete fare la coscia, signori. No, no, ma pure la coscia, mo no. Vi do no, 20 euro, no, ma no, da fare la coscia. La coscia mi piace troppo, assai 20 euro. Un minuto, mezzo minuto, non un minuto. Ecco qua. Oh, mamma mia, com'è bella, mi piacete troppo assai, signori. Sentite, e visto che io vi piaccio così tanto, sì, se mi dai 50 euro, ti faccio vedere dove mi sono operata di appendicite. No, proprio là, ma facete per là. Ma facete per sì, là. Vabbè. 50 euro. Le biccane, 50 euro, sono vostre, voglio venire. Grazie. Voglio venire. Ma qua non stiamo bene, ce l'hanno spostato. Sì, stiamo più tranquilli, a mano. Andiamo, andiamo. Sei pronto? Sì, sono pronto. Ah, vedi che la sai aiuto là? Sempre ritter in bet, sto ospitale a Roma già operato. Terzo piano, dottor Quagliarulo. Va, va, che tu sei malata. Siamo ancora in compagnia di Simone Schettino, ricordiamo, cabarettista, come se uno stand-up man oggi, oggi si porta stand-up sì, man. Sì, è una nuova cosa che piace assai, voglio dire. Detto, piace. E tra la... No, piace assai. Ecco, termine, vogliamo spiegare dire... al nostro pubblico qual è la differenza fra il classico monologhista e stand-up man. È tale qua, tale. Lo voglio dire, è come se uno facesse lo stesso mestiere e poi fra 10 anni lo cagno un uomo, ma è tale quale per rinnovarsi. Sempre che lo fai. Tra l'altro voglio dire, esistono in Italia diversi stand-up comedian, però una buona parte, quello non sta nelle mie corde, sono un copia e incolla di stile americani o inglesi, che diciamo a noi che non ci appartengono. Ma gli americani sono abbastanza spinti, no? Politicamente scorretti, allora, volgari, perché a noi non piace? Sa? Perché non è che non piace, in America ad esempio quando attaccano la religione in modo così profondo, un motivo c'è, è perché è ancora molto sentito, molto più che in Italia. Tu sai, stanno ancora i comunitari mormoni in America o altre comunità, quindi ha un senso attaccare la religione in quel modo. Ma in Italia oramai che peso specifico ha più la religione? Cioè, che ti metti ad attaccare la religione come se fosse un argomento quotidiano tutti i giorni. Voglio dire, e allora veramente mi risulta un copia e incolla americano. Oppure andare oltre le righe a parlare di cose sessuali. Ma non mi sconvolge più, era una cosa che negli anni 60 si poteva sconvolgere. Oggi una creatura di 4 anni sape più di noi, amico. Sì. Perché ti ricordi, noi ad esempio l'esperienza l'abbiamo da fancoppa apposta al market. Quindi c'è 16 anni che si accattava apposta. Mi ricordo, perché chi è che accattava l'angoppa? Io mi rubavo, sì. Tu ricordi, da pagina 39 a 42 c'era l'intimo. L'intimo femminile, è pai. E a 43 stavano pure il tardone, con l'intimo in gol che era qualcosa. Già si portava danno, tardo. Grazie. Bene, salutiamo Simone Schettino, ti ringrazio Simone per esserci venuto a trovare e noi andiamo a vedere un nuovo contributo di Approdi. Thomas, un uomo che ha creato un impero. Io sono aperto per buia. Un uomo vicino ai suoi operai. Fammi quante piezze fai in Danuri, adesso sei in Dalliana stamattina. Un imprenditore che sa guardare al domani. E quando è di mano di pau? La città rimane di pau? È di mano di pau? Ma ne tengo! E ne rimane! Lui è The Must. Oh, ma qua, mi avete fatto chiamare, io subito sono corso qua da voi. L'abbiamo quasi finito, stavamo scaricando. Scaricando, vado attaccato alla tua coppa wifi e mi piace cagnare la password. Ah, boh, ma qua dite. Parlami così, se vuoi chi si crede?
Sì, è il foglio di presenza. No, questo è un bollettino di guerra. Guarda che foglio di presenza, questo è il foglio delle assenze. Legge lì. Giovanni Recusini è stato a contatto con un positivo e ha dato 5 giorni a casa. Invece Mario era deposito, tuo figlio a scuola, si è pigliato il virus e si è andato a fare un tampone fra 3 giorni, quindi riuscendo a faticare fra 3 giorni. E poi tornino al magazzino, tenne solo la seconda dose e si è andato a fare una quarantena bella sana. Hai capito che mi aiuta a fare? Non ho capito, ma intanto che si va a fare? Come si è andato a fare? La prima cosa subito ti ha fatto la terza dose. Ah, che pensiero carino, grazie, non Pasqua. Vi preoccupate per la mia salute? No, mi preoccupo che non si affatica. Invece con la terza dose, il decreto parla chiaro, la legge non ammette ignorantità. Con la terza dose, pur si sta a contatto con un positivo, cucinerà fatica. L'importante che tiene la FFP2. Ah, vabbè, un Pasqua, la mascherina la FFP2? Ah, ma voi tenete qua, no? La tengo per me, se tu che te li accattare, la salute a tua. No, Pasqua, io avrei dato, mi sono scucciato questa situazione. Eppure io. No, Pasqua, mi sono scucciato, poi mi fate caccare voi. Che sia la verità, ma ci spazia, mi sono scocciato. Ma non solo di stare qua a lavorare da voi, ma proprio dell'Italia e tutti questi tarandelli che stanno facendo. Dico, basta, io vado a lavorare all'estero. All'estero? Ma di sa pensare che all'estero stanno meglio qua? Voi dite. Don Katakana, è finita la settimana. Arigato. Appunto, arigato. Ma arigato, Don Katakana. So mangiando solo riso e involtini primavera a 3 mesi. La pausa pranzo di 10 minuti è troppo corta. Non si potrebbe allungare un pochino? Ma sono un po' di affondi. A suo sì, a suo soia. Questo sia! Sa! Don Katakana, ma che avete fatto? Ma su tu che ti dà! Don Paquito, buenas noches! È finita la semanas, è il dinero! Andale, ti sta intagliando! Mira dinero, non chiego dinero! Te le do la mañana della mañana, a mañana della mañana, andale! Ho capito, Don Paquito, la mañana alla mañana, ma siamo papati in magna manca rimane! I po' fatico a balca dentro. Oh, hello, my friend. Sit down, mio operaio, my brother. Good evening, Mr. George. Remember, I am a master warrior, George. Ho capito che voi siete un master George, però qua in America costa tutto molto di più. Io non riesco manco a fare spese, sempre cash, money. It's impossible because qui in America abbiamo un problema con bank. Voi in Italia non tenete bank. Certo che ci sono in Italia le banche. Avete sempre detto in Italia, metti i soldi sotto la ricciola, carosiella. Comunque George ti aiuta a te, ok? It's ok? You are my brother come mio fratello. Tu sei il fratello George. E allora? Ci vediamo rimane a mattino, Pasqua. Scendo una mezz'ora prima, e non scorda la mascherina, FFP2! Lui è The Must. Ultima parte di A Pro di Che, almeno per questa puntata, parliamo di turismo a Napoli. È da poco uscito sul Mattino una statistica, un'indagine che ha fatto il Mattino fra i vari turisti di Napoli per vedere cos'è che andava e cos'è che non andava, e pare che sia il traffico, i trasporti, la nota dolente e anche la poca pulizia delle strade. Ma noi di A Pro di Che abbiamo voluto fare una nostra indagine, una nostra statistica, e stiamo andando in giro per Napoli per vedere di parlare con qualche turista. Vedo che ne abbiamo uno, salve! Ciao ragazzi, mo salve! Ah, sento dall'accento che è di Bologna. Ma sì, mi chiamo Gigi Roncato da Bologna, sono un turista qui a Napoli. Allora, Gigi, scusi se le do del tu, ma... Sì, mo certo. Ecco, come si trova a Napoli? Ecco, ci racconti un po'. Mo diciamo che mi trovo molto bene, cioè pensi che, insomma, la città è bellissima e solo un po' il traffico un po', ecco, come dire, un po' acceso. E pensi che sono qui da 3 giorni?
Avrà visto un po' di città, dico. No, no, sono qui da 3 giorni e non riesco a attraversare per andare al museo e nessuno si ferma. Mi suonano il clacson socio, ragazzi. Si butti, tanto non la buttano sotto, lei si butti. Ma che sono scemo, però... Ecco, diciamo che sono riuscito socio ad attraversare. Ecco, non sono riuscito a attraversare, ma a attraversare la città del gusto, ho assaggiato delle cose. Ha mangiato, no? Come si trova come gastronomia a Napoli? È benissimo, cioè, ho mangiato la pizza, che è buonissima, ho mangiato la mozzarella, che è altrettanto buona, ma mi sto mangiando anche il fegato, che vorrei vedere il museo, e non mi fanno attraversare, mo si fermi! Niente, mi suonano il clacson, niente. Si consoli con la pizza, ecco, ma è andato a vedere anche attorno a Napoli, ci sono delle bellezze bellissime, per esempio andiamo Bacoli, oppure Sorrento. Ecco, proprio di Bacoli, ecco, mi sono messo lì su internet, ho cercato, che è un bellissimo posto, vorrei vedere Bacoli, ecco. Ci vado. No, come ci vado? Non ho capito come ci si arriva, sto Bacoli, se non mi fanno attraversare, voglio andare a casa mia, vi prego, portatemi a casa mia. Si calmi. Voglio vedere il museo. La saluto, torniamo. Perché non mi viene a prendere e mi accompagna lei al museo di fronte? Ecco, un piccolo spaccato dei turisti a Napoli. Noi finiamo qua, noi di Aprodiché vi diamo appuntamento alla stessa ora, sempre su Canale 8. Vi ringraziamo tutti perché ci state veramente regalando un grande successo. Vi ricordo ancora che potete venirci a trovare sui nostri social, Ultimo Stadio, su Facebook, cliccate un mi piace e là troverete tutti i video che noi facciamo nelle varie puntate, ma anche qualche puntata che vi siete perso. Ringrazio il nostro regista Roberto Aiena, gli autori Marco Lanzuise, Salvatore Turco, io stesso, e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao, sigla! Madonna, io sto con la mia. Vada da accompagnare, vieni da accompagnare. Di qua. Forse ragazzi, mondiale.